Oggi recensiremo uno smartphone di fascia media 5G che costa poco più di 200 euro, l'Honor Magic 4 Lite. Dopo la sigla, la recensione. Nella confezione troviamo lo smartphone, il cavo USB di tipo C e l'alimentatore da 66 watt che permette di ricaricare lo smartphone se magari si trova al 20%, al 100% in una mezz'oretta circa. La cosa ridicola è che negli smartphone di fascia media ed economici troviamo ancora l'alimentatore, mentre in quelli di fascia alta no. Questa è la slitta per la SIM che si mette nella parte sottostante, dove troviamo anche l'entrata USB di tipo C per ricaricare lo smartphone e lo speaker. Sulla destra troviamo il lettore delle impronte e il bilanciere del volume. Uno sblocco è abbastanza rapido, ma parliamo delle caratteristiche hardware. Come vi ho già detto, questo smartphone è 5G dual SIM, è un octa-core da 1,8 GHz, alla memoria interna da 128 GB. Sia i materiali che il colore attira un po' di polvere e un po' di ditate. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera con un sensore da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video Full HD con una risoluzione di 1920x1080 pixel e ha la stabilizzazione digitale, mentre la fotocamera frontale è di 16 megapixel. Il display IPS ha una diagonale di 6,81 pollici con una risoluzione Full HD di 1080x2388 pixel. Questo device è abbastanza fluido, come vi ho già detto, è spinto da un octa-core e più precisamente il Qualcomm SM6375 Snapdragon. La GPU è un Adreno 619, mentre per quanto riguarda la RAM, ovviamente ha la RAM di uno smartphone di fascia media, quindi 6 GB di RAM, mentre la batteria è da 4800 mAh. Tenete presente che la memoria non è espandibile, quindi non è possibile inserire nessun tipo di micro SD. Un'altra raccomandazione è che la porta USB è di tipo C2.0. Vi mostro anche come si comporta il sensore fotografico al buio senza luci. Come vedete qui il sensore ha il suo limite, ma comunque ricordiamoci che si tratta sempre di uno smartphone di fascia media. Ha l'NFC, ha il Bluetooth 5.1, mi piace molto l'ampio display con il formato 20 noni e con una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz. Ma arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso di questo smartphone e a chi è adatto? Ovviamente è adatto magari ai ragazzi che passano molte ore sullo smartphone avendo un ampio display, è ottimo per questo, ma è uno smartphone adatto anche alle persone più adulte che hanno qualche problema di vista. Nel complesso, buono il comparto fotografico, uno smartphone è davvero fluido e per me è promosso, e magari se non vi convincono le caratteristiche può convincervi il prezzo, perché nel momento in cui registro si trova a 219 euro, e tenete presente che al lancio sul mercato questo smartphone costava sui 300 euro, anche un po' di più. Bello il design, nulla da dire sulle caratteristiche hardware, anche perché parliamo di un Honor. Per chi è interessato, come al solito trovate il link sotto al video. Se avete apprezzato questo video non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare un like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!